Oggi è stata una partita molto difficile, sapevamo che comunque ce la potevamo fare. Sono molto contento del risultato, adesso oggi giochiamo il tutto per tutto e come hai detto tu sappiamo che il nostro destino è nelle nostre mani. Adesso dobbiamo sapere se dobbiamo fare la finale playoff perché contro la quinta del girone non giochiamo oppure dobbiamo fare lo spareggio con il Mantiglia. Se avessimo approcciato un poco meglio la gara magari non uscivamo sconfitti. Gli episodi ci sono andati male, sicuramente sia sul primo gol che è stato un gol che neanche in terza categoria si prende, sia sul secondo che c'è stato un rimballo, un dubbio, un fuorigioco. Abbiamo calciato 2-3 volte in porta e il portiere loro è stato bravo. No, assolutamente, rifarei le stesse scelte senza problemi. Era importante questa partita anche se non abbiamo giocato come al solito, la Gallo Uccise ha espresso un buon gioco, non ci siamo espressi come al solito, però diciamo come in questi casi l'importante erano i 3 punti, sono arrivati, i ragazzi hanno dato tutto e quindi aspettiamo il futuro, vediamo un po' cosa succede. Ecco. Aspettate ovviamente la sentenza riguardo la partita col Domicella e il recupero con il Casamarciano. È chiaro che lo spareggio è sicuramente l'ipotesi più affascinante e forse anche quello più giusto. Sì, con il nostro cammino in ambe le squadre è stato un cammino molto importante. Abbiamo perso poche partite, pochi pareggi. Sarebbe giusto, però comunque speriamo in questo recupero con il Domicella. Sarebbe bello vincere direttamente. Sicuramente c'è da dire che la federazione è ridicola perché arrivare all'ultima di campionato e non sapere chi ha vinto il campionato, quando poi noi giochiamo per passione, alleniamo per passione, la cosa più bella è festeggiare sul campo, no? A tavolino, secondo me è una cosa assurda. Dopo mesi di sacrificio ad oggi né noi né il Mantello possiamo festeggiare, non è una cosa fatta bene. Dispiace anche perché la Gallo Uccise ha meritato diciamo lungo tutto il percorso un certo tipo di soddisfazione. Mi spiace anche a noi il fatto che si sia protratta tutta questa situazione, ma noi siamo vittime in questo caso, nel senso che come si dice chi va nelle maglie della giustizia poi giustamente ha i suoi tempi, i suoi percorsi. Col dì dovremmo andare a Casamarciano, speriamo bene, speriamo che la squadra smaltisca subito questa gara perché è stata molto faticosa dal punto di vista psicologico. Il Casamarciano è un'ottima squadra, comunque andremo lì a fare anche la nostra partita, speriamo bene. Ecco.